Dal giorno con l'altro siamo trovati 43 persone in questa scala. Attualmente non sono rifugiato in casa mia, non riesco a fare la mia vita. Lei ci ha offerto anche di andare in affitto, nel frattempo così metteva dentro anche da altre persone qua nel nostro appartamento. Forse la storia del signor Angelo Provana finirà davvero così, con lui e la sua compagna costretti ad andarsene dalla casa comprata con i risparmi di una vita. La situazione non è bella neanche un po', c'è disordine, rumori, schiamazzi, odori pazzeschi e sporcizia, tanta sporcizia. Chieve, 2000 abitanti a due passi da Crema. In questa palazzina che vedete dal 22 luglio scorso, la garbata accoglienza SRL, su indicazione della prefettura, ospita 40 migranti in appartamenti invenduti e sfitti. La sfortuna del signor Angelo è di essere l'unico che aveva acquistato e ora vive qui. La mia compagna una sera è tornata a casa, con la borsa della spesa, si è trovati davanti alla porta, ingresso, un soggetto nudo completamente. La mia compagna che torna a casa la sera mi aspetta e mi chiama per tornare a casa. Mi dice: dove sei? Aspettami che arrivo, perché ha paura di entrare. Nel mese di luglio il signor Angelo si accorge che qualcosa non va. Qualcuno porta negli appartamenti sfitti di fianco al suo letti a castello e sanitari. Il sindaco e i carabinieri non ne sanno niente, ma qualcosa sta succedendo. La proprietaria degli appartamenti sfitti ha creato una nuova società, la Garbata Accoglienza SRL, che nasce l'8 luglio. Questa è la registrazione dell'SRL alla Camera di Commercio. Il 20 luglio 2015 questa SRL firma con il prefetto di Cremona una convenzione dove, leggiamo, verrà dato 35 euro per ogni migrante ospitato e fino al 31 dicembre questa cifra per 40 migranti è di 231.000 euro. La firma della convenzione e il successivo arrivo di migranti è passato sulle teste di tutti, sindaco, forze dell'ordine e cittadini. Sul perché la Giuseppina Costruzioni SRL abbia fondato la Garbata Accoglienza SRL e poi stipato i suoi immobili sfitti di migranti, l'amministratrice Giuseppina Puddo al telefono ci dà questa spiegazione. La società era in difficoltà e per pagare le rate dei mutui serviva una fonte di reddito, così la società incassa l'affitto e può iniziare a pagare le rate del mutuo. Quindi la Garbata Accoglienza era una soluzione per pagare il mutuo. Certo.